Allora, vediamo di descrivere in generale la struttura dell'insieme delle soluzioni di un sistema lineare. Allora, ci sono sostanzialmente due casi, il caso 1 e il caso del sistema omogeneo. Sistema omogeneo. Cosa succede nel caso del sistema omogeneo? Come si presenta un sistema omogeneo? Si presenta nella forma, c'è una matrice moltiplicata per un vettore uguale a 0 di là. Adesso ormai siamo abbastanza grandi da capire che A sarà una matrice con le sue due dimensioni, X sarà un vettore di incognite lungo tanto quanto è larga la matrice per poter moltiplicare. Questo è un sistema omogeneo. Allora, le soluzioni come sono fatte? Le soluzioni, detto con la terminologia che abbiamo introdotto nelle lezioni precedenti, sarebbero il Kerr dell'applicazione lineare, in un certo senso, no? Kerr è uno spazio vettoriale, insieme delle soluzioni è uno spazio vettoriale, cioè date due soluzioni la somma è una soluzione, se io prendo una soluzione e la moltiplico per 57 ottengo una soluzione, e quindi combinazione lineare degli elementi della base del Kerr. Allora, in questo caso l'insieme delle soluzioni è combinazione lineare, diciamo, l'insieme delle soluzioni è il Kerr, e detta K la dimensione del Kerr, l'insieme delle soluzioni si scriverà come insieme delle soluzioni si scrive come diciamo soluzione generica, si scrive come C1 V1 più eccetera eccetera più CK VK, dove C1 CK sono i parametri liberi, questi sono numeri che possono assumere arbitrari, diciamo, che possono assumere il valore che vogliono, e V1 VK sono una base del Kerr, questi sono vettori, sono una base del Kerr. Questo l'abbiamo visto tante volte che succedevano cose di questo tipo. Nota bene, nel caso omogeneo una soluzione c'è sempre, non può non avere soluzione, perché chi è una soluzione? Zero è sempre una soluzione. Nota bene, x uguale a 0 è sempre una soluzione. Potrebbe essere l'unica, se la dimensione è 0, il Kerr, nota bene, x uguale a 0, questi sono vettori, è sempre una soluzione. È sempre una soluzione. Non sto a mettere le freccettine, ma ormai dovremmo essere abituati al fatto che x è un vettore e questo 0 è un vettore. Caso 2 è quello del sistema non omogeneo. Caso 2 è quello del sistema non omogeneo. Allora la soluzione è fatta in un'altra maniera. Quindi non omogeneo come si presenta? Si presenta come AX uguale a B, con B diverso da 0 se è davvero non omogeneo, con B che non è il vettore nullo, con B diverso da 0. Allora la soluzione a seconda dei casi può esserci o non esserci? Quindi la soluzione può esserci o non esserci. Il sistema può avere o no soluzione? Può avere o no soluzione. Questo da cosa dipende? Sostanzialmente detto un po' praticamente, bisogna vedere se B appartiene all'immagine, cioè allo span delle colonne.
Ce l'ha? Se e solo se? Se e solo se B appartiene all'immagine, cioè allo span delle colonne di A, detto praticamente, allo span delle colonne di A. Va bene, se non ci sono soluzioni è facile descrivere l'insieme delle soluzioni, non ce ne sono, punto. Se ci sono, come sono fatte tutte le soluzioni? Se supponiamo che ci sia una soluzione x con 0, allora questa è la cosa interessante, supponiamo che ci sia una soluzione x con 0, soluzione x con 0, allora tutte le soluzioni sono del tipo, come sono tutte le soluzioni, supponendo che ce ne sia una? Tutte le soluzioni sono del tipo x uguale x con 0, questa soluzione specifica, più CKVK, dove questa qui, insomma, le soluzioni si scrivono come due blocchi. Questa è la soluzione del corrispondente, questa è la soluzione generale del corrispondente sistema omogeneo, omogeneo, e questa qui è una soluzione speciale, soluzione qualunque del sistema non omogeneo. Adesso ne parliamo un attimo di questa formula, ma diciamo che cos'ha di importante questa formula. Questa formula dice: se io ne conosco una qualunque, perché me l'ha passata il vicino, quindi ne conosco una qualunque, con questa formula le conosco tutte. Tutte le altre si otterranno prendendo x con 0 e aggiungendoci una soluzione dell'omogeneo, di quello con lo 0 di là. La verifica di questo è abbastanza semplice, la verifica la faccio perché così se uno riesce a seguirla è meglio. La verifica è questa, quindi sia x con 0 una soluzione, quindi cosa vuol dire che è soluzione? Vuol dire che a di x con 0 è uguale a b, sia x un'altra soluzione, quindi vuol dire che a x è uguale a b, ma allora cosa succede? Quanto fa a di x meno x con 0? Per linearità, questo fa a di x meno a di x con 0, quindi fa b meno b, e quindi fa 0. Ma allora cosa vuol dire che x meno x con 0 sta nel carré? Ma allora x meno x con 0 è soluzione dell'omogeneo, soluzione del sistema omogeneo. E quindi cosa vuol dire? Vuol dire che x meno x con 0 si scriverà come si scrivevano le soluzioni del sistema omogeneo, così più ck vk, dove questa è una base del carré. Porto x con 0 di là, è finito. Porto x con 0 a destra e ho finito. Questo dimostra che ogni soluzione si scrive in questa maniera. D'altra parte, bisogna fare una seconda verifica, tutti gli x con la forma data sono soluzione. Forma data sono soluzione. Cioè, io ho dimostrato che tutte le soluzioni sono di questo tipo, ma potrebbero esserci cose di questo tipo che non sono soluzioni. E invece questo non succede, perché cosa succede se io vado a fare a di x? A di x faccio a del mostro, x con 0 più c1v1 più ckvk. Dettatemi un po' cosa diventa questo. Diventa a di x con 0 più la combinazione lineare esce fuori, più c1 a di v1 più ck
A di vk, ma i vk dove stavano? Nel carry, quindi questo è 0, questo è tutto 0. Quindi alla fine rimane a di x con 0, che fa proprio b. E questa è la fine della verifica. Facciamo un esempio per vedere questa cosa qui in pratica. Semplicemente sono cose che abbiamo già visto, un'altra maniera di dire cose note. Quindi facciamo un esempio numerico in cui succede quello che vogliamo che succeda. Esempio. Facciamo un sistema, purtroppo devo fare un sistema un po' grosso perché si vedano le cose, facciamo un sistema di due equazioni in quattro incognite, quindi x più y meno z uguale a 3 e facciamo 2x più z più 5z meno w uguale a 2. Questo è un sistema in quattro incognite, due equazioni in quattro incognite. Due equazioni in quattro incognite, cosa succede? E vabbè, risolviamo. Beh, facciamolo con la matrice, anche se fa un po' ridere in un caso così piccolo. Meno 1, 0, e qui ci mettiamo il termine noto. Qui ci abbiamo 2, 0, 5, meno 1, 2. C'è da fare ben un passaggio alla Gauss. Facciamolo. Questo qui diventa 1, 1, meno 1, 0, 3, poi devo fare la seconda meno 2 volte la prima, 0, meno 2, la seconda meno 2 volte la prima, 7, la seconda meno 2 volte la prima, la seconda meno 2 volte la prima, meno 4. E questa è la situazione. Come siamo messi a pivot? Ce ne abbiamo due. Quindi questo cosa ci dice? C'è soluzione? C'è soluzione. 2 pivot, tra l'altro questo ci dice che l'immagine ha dimensione 2, quindi il carry avrà dimensione, la somma deve fare lo spazio di partenza che è 4, quindi l'immagine ha dimensione 2, il carry ha dimensione 2, siamo contenti perché ecco qui due parametri liberi. Abbiamo due colonne libere senza pivot. Che quindi sono parametri liberi. E quindi cosa possiamo fare? Possiamo mettere w uguale a t, z uguale a S, questi sono parametri liberi. A quel punto che cosa abbiamo? Abbiamo che meno 2y più 7z meno w uguale a meno 4, quindi questo è come dire che meno 2y più 7s meno t è uguale a meno 4, e quindi questo mi dice che meno 2y è uguale a meno 4 meno 7s più t, e quindi se non sbaglio i conti mi viene fuori che y è uguale a meno 2 più 2 più 7 mezzi più 7 mezzi s meno un mezzo t. Questo è y, quindi qui ci abbiamo w, qui ci abbiamo z, qui ci abbiamo y, dobbiamo procurarci ancora x, vabbè, x viene fuori dalla prima equazione, x dalla prima equazione x più y meno z uguale a 3, quindi x è uguale a z meno y, e quindi uguale z sappiamo che è s meno y meno 2 meno 7 mezzi s più un mezzo t, e quindi x è uguale a meno 2 s 2 meno 5 mezzi meno 5 mezzi s più un mezzo t, e questa è x. Ecco, figurati, cosa ho sbagliato? È uguale, manca un 3, manca un 3, nel senso che x è uguale a 3 meno x è uguale a 3 più z meno questo, quindi qui c'è un 3 più, quindi 3 meno 2 fa 1. Quindi dovrebbe essere questo, dovrebbe essere che x è uguale a 1 meno 5 mezzi s più un mezzo t. Adesso scriviamo le cose a modo, quindi x, y, z, w, quindi x, y, z, w, come lo posso scrivere? Lo posso scrivere, occhio alla scrittura, 1, 2, 0, 0 più
S volte che cosa? Cosa ho fatto? Avrei dovuto mettere meno 5 mezzi, 7 mezzi, 1, 0, moltiplicato tutto per 2 perché tanto me lo posso permettere, più t volte, cosa metto se non mi piacciono le frazioni? Questa è la soluzione generale del sistema lineare. Questa è la soluzione generale e adesso andiamo a esaminare la struttura di questa soluzione generale, la porto giù di una riga perché voglio fare qualche commento. Andiamo a esaminare la struttura. Questo è quello che prima avremmo chiamato l'x con 0. Poi ho due parametri liberi, s e t, e questo e questo sono quelli che prima avrei chiamato v1, v2. Questi sono una base del Kerr. Base del Kerr. Adesso facciamo un controllo un po' più astuto. Io devo controllare se ho sbagliato il sistema. Vedete, io sbaglio sempre i conti. Quindi come faccio per essere prima di consegnare? Lo rifaccio 10 volte? No. Controllo che questa cosa che ho scritto sia sensata. Dai, che ci sta giusto giusto. Questo vettore x con 0, che cosa deve fare? Questo vettore x con 0 deve risolvere il sistema. Controlliamo che lo risolva. È vero che 1, 2, 0, 0 risolve. La prima la risolve. 1, 2, 0, 0 risolve anche la seconda. Quindi questo qui risolve il sistema. Gli altri due che cosa devono essere? Una base del Kerr. Quindi se li vado a mettere dentro, che cosa deve venire? Deve venire 0, 0. Allora andiamo a vedere se meno 5, 7, 2 fa venire 0. Meno 5, 7, meno 2 fa venire 0 e mi piace. Vediamo se fa venire anche 0 sotto. Meno 5 qui diventa meno 10, più 10 qui viene 0, mi piace. Stessa cosa deve succedere con questo. 1 meno 1, 2, 1 meno 1 viene 0, sì, mi piace. E qui mi diventa 2, meno 2 viene 0. Questo è il controllo che deve fare uno per vedere che ha risolto bene. Inutile che lo risolve 10 volte. Questo è il controllo. Quindi andiamo a segnare sotto. Questo risolve il sistema. Questo risolve il sistema non omogeneo. Risolve il sistema non omogeneo. E questo risolvono il sistema omogeneo. Risolvono il sistema omogeneo. Torna come conto, il tipo di conto che ho fatto. Cioè, se questi qui li vado a sostituire, mi deve venire il B che c'è scritto di là. Se vado a sostituire questi e questi, mi deve venire 0. Perché questi risolvono l'omogeneo. Quindi questo qui vorrebbe, insomma, insegnare a prendere un attimo coscienza di quello che si sta facendo. Quindi non stiamo semplicemente facendo dei conti, ma hanno un significato le cose che otteniamo. E quindi possiamo fare dei controlli più raffinati. Va bene, facciamo qualche esercizio. Esempio. Esempio. Facciamo il solito esercizio. Indaghiamo in tutti i modi possibili questo esercizio. Trovare. Allora, vabbè. Dimostrare che esiste unica F da R2 in R2 lineare tale che F di 1, 1 uguale 1, 3 e F di 2, meno 1 uguale 1, 5. Faccio in dimensione 2, ma anche se fosse per avere i conti più facili, ma se fosse in dimensione 4 non cambierebbe nulla. Allora, l'esistenza, cosa mi dite? Basta verificare. Basta verificare che, e questo è la BC, 1, 1 e 2, meno 1 sono una base. Questo è facilissimo, perché sono linearmente indipendente. Volendo faccio la matrice, volendo faccio qualunque cosa. Scrivere la matrice di F nella base canonica. Scrivere la matrice di F dalla canonica alla canonica.
canonica alla canonica. E questo è il problema che vogliamo andare a discutere. Allora, primo modo. Come si scrive la matrice della canonica alla canonica? Che cosa bisogna fare? La matrice sarà una cosa così, sarà un 2x2, fatta come? Le colonne chi sono? Qui ci metto F di E1, qui ci metto F di E2, devo fare l'immagine dei vettori della base canonica e scrivere le componenti rispetto alla base canonica. Quindi devo calcolare, quindi mi servono, mi servono F di E1 e F di E2. Come calcolo F di E1 e F di E2? Per calcolare F di E1, lo scrivo come combinazione lineare, di questi due tizi che chiameremo V1, V2. Di V1, V2. Quindi cosa scrivo? Scrivo 1, 0 uguale A volte 1, 1 più B volte 2, meno 1. Trovo A e B. Una volta che ho trovato A e B, che cosa faccio? Calcolo F di 1, 0, che a quel punto cosa mi diventa? Mi diventa A volte F di 1, 1 più B volte F di 2, meno 1. E cosa me ne faccio di questo? Questo qui mi diventerà A volte F di 1, 1 e 1, 3 più B volte F di quello l'altro che è 1 e 5. Ottengo un vettore e questo qui che cosa sarà? La prima colonna. E questo qui sarà la prima colonna. Non sto a fare il conto, faccio la stessa cosa con le due. Questo è il primo modo, perché è il modo che avremmo fatto le altre volte. Stessa cosa per E2. Questo è il primo modo. C'è un secondo modo che a qualcuno piacerà tantissimo, che potremmo chiamare in modo ultra bovino. In modo ultra bovino che cos'è? Boh, la matrice come sarà fatta? ABCD. No? Uno cosa dice? La matrice e adesso io faccio il calcolone. Che cosa so? So che deve essere ABCD. ABCD. Calcolato in 1-1. Questo deve fare 1-3. Dico bene? E so che la mia matrice ABCD, moltiplicata, qual era l'altra condizione? 2-1 doveva fare 1-5? Sistemone 4x4. Risolvo e ho finito. Funziona, per carità, però cioè, c'è una bella voglia. Cosa devo fare qui? Questo qui diventa A più B uguale 1, C più D uguale 3, ma è quasi semplice in questo caso. Viene quasi voglia di farlo. 2A meno B uguale 1 e 2C meno D uguale a 5. Sono 4 comode equazioni in 4 comode incognite e trovo A, B, C, D. E va bene. Terzo modo. Terzo modo, adesso vediamo di usare le cose un po' più astute. Un po' più astuto. Però bisogna avere un po' più di padronanza. Un po' più astuto. Allora, io considero questa matrice. Considero la matrice 1, 3, 1, 5. 1, 3, 1, 5.
Allora, occhio perché questo è un punto delicato. Che cosa fa questa matrice? Questa matrice rappresenta la funzione f, questa matrice rappresenta la funzione f, in che basi? Dalla v1, v2 alla canonica. Pensiamoci un attimo. Chi è questo qui? Questo qui è f di v1, questo è f di v2, scritti rispetto alla canonica. Cos'è questo 1,3? Questo 1,3 era f di v1, pensato con le componenti rispetto a base canonica. Che cos'era questo 1,5? Erano le componenti di f di v2, pensato rispetto alla base canonica. Io cosa voglio? Quindi questa qui cosa fa? Prende in input componenti della base strana e restituisce in output le componenti rispetto alla base canonica. Quindi in output ci siamo. Ci vorrebbe qualcosa, mi serve qualcosa che prenda in input le componenti rispetto alla canonica e restituisca quelle rispetto alla V1, V2. Ma chi è che fa questo mestiere qui? Sì, l'inversa non di questa, l'inversa del cambio di base. Quindi, allora adesso scrivo il cambio di base strana tu canonica, e questo qui è, le condizioni erano 1, 1, 2, 1 i vettori dati, 1, 1, 2, 1, questo qui era 1, 1, 2, meno 1, questa è la matrice M. Quindi questa matrice M cosa fa? Prende in input componenti strane e restituisce componenti canoniche. L'inversa, prende in input componenti canoniche e restituisce componenti strane. Quindi l'inversa, M alla meno 1. Cosa bisogna fare? Bisogna fare quel lavoro là che dava meno un terzo. Quando faccio il prodotto in croce, meno 1, meno 2, quindi fa meno un terzo. Poi inverto i due tizi sulla diagonale e cambio segno gli altri. Quindi alla fine diventa un terzo, 1, 2, 1, meno 1. Quindi alla fine la risposta, la matrice richiesta è un terzo, lo mettiamo davanti, poi qui mettiamo la matrice A, 1, 3, 1, 5, e qui ci mettiamo 1, 2, 1, meno 1. E questo è un conto che si fa in un istante. Quindi la matrice richiesta è un terzo, che moltiplica, questo cosa diventa? 2, facciamo questo per questo diventa 1, questo per questo diventa 8, e questo per questo diventa 6, meno 5, 1. Questa è la matrice richiesta. Questa è la matrice che rappresenta F, questa qui rappresenta F dalla canonica alla canonica. Questo rappresenta F dalla canonica alla canonica. Facciamo la riprova, chiamiamo questa matrice B. Poi faccio un attimo un commento su cosa fanno queste due matrici. Facciamo la riprova. Quanto fa B? Adesso poi magari non mi viene il conto, però proviamoci lo stesso. Cosa deve succedere se applico questo ai due vettori dati? Il primo era 1, 1.
che cosa diventa? Diventa un terzo che moltiplica 3, 9, quindi diventa 1, 3. Mi piace, il vettore 1, 1 è finito nel vettore 1, 3, che è quello che volevo. Poi, cosa mi serviva? Che il vettore, qual era l'altra condizione? L'altra condizione è che il vettore 2, 1, mi pare, andasse da qualche parte. Vediamo dove va a finire questo vettore qui, questo diventa un terzo, 4 meno 1 fa 3, 16 meno 1 fa 15, che oggi mi vengono pure i conti, 1, 5. Queste sono le due verifiche, questa e questa sono le verifiche. Sono le verifiche per vedere che ho fatto giusto, la matrice fa quello che dovevo fare, non ho risolto i sistemi lineari, non ho fatto niente, però... Spieghiamo un attimo per bene perché funziona, perché funziona. Che cos'è questo A per M alla meno 1? Che cosa fanno queste due matrici? Questo prende le componenti di X rispetto alla canonica e restituisce. E restituisce le componenti di x rispetto alla v1, v2. Quindi questo prende in input le componenti rispetto alla base canonica e restituisce le componenti dello stesso vettore rispetto alla strana. Che cosa fa questa matrice A? Questa matrice A prende le componenti di x rispetto alla base strana, rispetto alla v1, v2, e cosa restituisce? E restituisce le componenti di... Che cosa faceva A? A, questa matrice rappresenta F dalla V alla canonica, quindi prende in input le componenti di X rispetto alla V e restituisce le componenti di F di X rispetto alla canonica. Le componenti di F di X rispetto alla canonica. Rispetto alla E1 e 2. E adesso, solo per curiosità, faccio anche vedere il quarto metodo, il quarto modo. Lo faccio per curiosità perché ormai lo faccio tutti gli anni. Quarto modo. È quello che chiamo il metodo Rapuano. Che cos'è il metodo Rapuano? Dato chi è Rapuano? Rapuano era un ragazzo che ha fatto il corso il primo anno che l'ho fatto, era uno come voi che seguì la prima volta che feci il corso. E scriviamo le condizioni sono F di 1, 1 uguale 1, 3, F di 2, meno 1 uguale 1, 5. Che cosa fece Rapuano? Disse: io butto tutto in un matricione. E vai col matricione, è diventato famoso con queste cose. 1, 1, 1, 3. Butto tutto in un matricione. Adesso che faccio? Lavoro alla Gauss finché non mi viene l'identità. No, non così, la separazione è qua. Adesso cosa faccio? Lavoro alla Gauss finché non mi viene l'identità qua. E vabbè. Seguiamo l'idea di Rapuano. Sapesse che... magari lo sa. Era diventato famoso quella. Adesso facciamo la seconda, meno due volte la prima. Zero... No, ma è davvero divertente quello che succede. Seconda meno due volte la prima, seconda meno due volte la prima, seconda meno due volte la prima, seconda meno due volte la prima. Poi cosa devo fare? Adesso devo far venire lo zero qui sopra, no? Per far venire lo zero di sopra... Faccio tre volte la prima più la terza. Tre volte la prima più la terza, tre volte la prima più la terza, tre volte la prima più la terza, tre volte la prima più la terza.
e sotto ci mettiamo 0, meno 3, meno 1, meno 1. E adesso dividiamo per 3. Dividiamo per 3 per avere l'identità. Quindi qui è diventato 1, 1, 0, 0. E qui diventa 2 terzi, 8 terzi, meno 1 terzo, meno 1 terzo. E che cosa ha ottenuto il buon Rapuano? Non ha ottenuto la risposta, ma ha ottenuto questa, è la trasposta di quella giusta. Una volta ci siamo stati tutti malissimo quando l'ho messo sul forum. Oh, ma io ho fatto così, funziona. E questa qui è la trasposta di quella giusta. Lui ci arrivò, penso, alchimisticamente. Aveva questi numeri, proviamo a fare qualcosa per far venire il risultato. E questa cosa fa venire il risultato. Adesso, perché il metodo Rapuano funziona? Questa qui è la... cioè, c'è una spiegazione per cui funziona, non è casuale. Quindi, perché il metodo Rapuano funziona? Perché funziona il metodo Rapuano? È anche comodo, ci vuole un istante. Funziona il metodo Rapuano. Allora, siano A e M, siano A ed M, come nella soluzione, come nel metodo, nel terzo modo. Siano A ed M come nel metodo, nel terzo modo. Rapuano, da cosa parte? Rapuano parte da quella da cui è partito lui. Che cosa sono rispetto a quelle che abbiamo usato noi? Questa qui è la trasposta di M, se non sbaglio. La M era 1, 1, 2, meno 1. 1, 1, 2, meno 1. Quindi Rapuano parte da M trasposta. Da M trasposta. E questa qui è l'altra, è la trasposta di A, sostanzialmente. E quella che noi avevamo chiamato A, girata, era la trasposta di A. Poi cosa fa? Lavorando la Gauss... Lavorando alla Gauss, arriva a... Che cosa vuol dire lavorare alla Gauss? Vuol dire moltiplicare a destra per un'opportuna matrice R. Quindi arriva a R volte M trasposto A trasposto. Ma questo qui altro non è che R M trasposto per R A trasposto. Ma qui che cosa gli è diventato? Qui gli è diventato l'identità. E quindi vuol dire che R chi è? È l'inversa di M trasposto. Quindi, da questo qui deduciamo che R è uguale a M trasposto alla meno 1. Cioè, volendo, M alla meno 1 trasposto per le proprietà che abbiamo visto prima. Ma allora a destra chi c'è? Ma allora a destra ritroviamo R per A trasposto, ma R abbiamo detto è M alla meno 1 trasposto per A trasposto, e questo qui è proprio A per M alla meno 1 trasposto. E questa qui è quella che avevamo calcolato nel terzo modo. Quindi Rapuano c'è perfettamente ragione per questo motivo qua. Insomma, questa qui è la matrice, questa è la matrice calcolata nel terzo modo. Matrice calcolata nel terzo modo. Quindi quella che ottiene Rapuano con il suo metodo altro non è che la matrice del terzo modo fatta trasposta. Fa insieme le due operazioni, quella del fare l'inverso e di fare la moltiplicazione. E riesce a fare le due operazioni insieme. Come faccio se in R2, se in R3 devo passare da una base strana a una base strana? Noi adesso sappiamo passare da una strana a una canonica. Se devo fare da una strana a una strana? Esempio, cambio di base
In R3 passare, scrivere la matrice di cambio di base, la matrice di cambio base da una strana, da diciamo V1, V2, V3 a una base, altra matrice strana, W1, W2, W3. Come uno può pensare di affrontare questo problema? Quindi supponiamo che io ho dato tre vettori da una parte e ho dato tre vettori dall'altra. Non sto a dare i numeri, perché a scrivere esplicitamente dei numeri, perché mi interessa la strategia. Come facciamo? Qual è il metodo bovino? Non c'è un metodo bovino qui. Perché non c'è un metodo bovino. Sì, allora, diciamo, chiamiamo quello bovino, chiamiamo bovino questo, d'accordo. Ok, è già troppo astuto per essere bovino, semibovino, diciamo. Sì, semibovino. Cosa faccio? Scrivo i vecchi in funzione della nuova, quindi sarà fatta così, quindi qui chi c'è? Qui c'è la vecchia, quindi qui ci sarà V1 e qui ci sono W1, W2, W3. Quindi per fare la prima colonna cosa faccio? Per fare la prima colonna scrivo V1 usando scrivo V1 uguale a W1 più BW2 più CW3 e ABC vanno a finire nella prima colonna. Idem per le altre, questo è il metodo semibovino. Idem per le altre. Siamo d'accordo? Questo va bene. Così finisco. Devo risolvere tre sistemi lineari di tre equazioni in tre incognite. Me ne faccio una ragione e lo faccio. Secondo modo, vediamo se qualcuno vede una strategia un po' più. Secondo modo, diciamo, più astuto. Leggermente più astuto. Cosa faccio? Mi costruisco una bella matrice A usando i V come colonne. Quindi qui metto V1, V2, V3. Questa è un'operazione praticamente gratis. Prendo i vettori che mi sono stati dati e li schiaffo in colonna. Fino lì è gratis. Poi prendo una matrice B facendo lo stesso con i W. W1, W2, W3. Adesso, che cosa fanno queste matrici? Questo è... Questa matrice fa... Questo è un cambio base. Cambio base da dove a dove? Dalla V alla canonica. Cambio base dalla V, dalla V1, V2, V3 alla canonica. Alla canonica. E questo che cosa fa? Questo fa dalla W doppio. Vabbè, devo anche mettercelo. Alla canonica. E quindi adesso cosa faccio? Io voglio fare dalla V alla W doppio. E quindi cosa faccio? Passo attraverso la canonica, che è la cosa che mi conviene. Cosa faccio? Io con la A faccio dalla V alla canonica e poi dalla canonica alla W doppio ci vado con l'inversa di B. Quindi la matrice richiesta
Quindi la matrice richiesta è che cos'è? Questo è l'unico conto che devo fare, quindi devo invertire la matrice B. Questa mi fa dalla base W alla base canonica. E concludiamo con un esempio che qualcuno mi chiederà di sicuro, se no, perché lo trovate sugli esercizi esempio. Prendiamo facciamo in R2 che è semplice. In R2 prendiamo V, lo span di 1,1, di 1,2, dai, che sennò sembrano... la penna però non scrive. Lo span di 1,2. E prendiamo W uguale lo span di 1,3. Allora si verifica subito che R2 è uguale a V somma diretta W. Questo è il solito discorso, somma diretta perché l'intersezione è solo 0. Queste sono due rette distinte, come fare due assi strani. Due rette distinte che hanno intersezione nulla, quindi la somma è tutta R2. Quindi ogni vettore, quindi ogni x appartenente a R2, ogni x appartenente a R2, si scrive in modo unico come x, lo posso scrivere come, diciamo, un v più w, dove questo v sta in v e questo w sta in w. Avevamo fatto un esercizio di questo tipo, si tracciavano le parallele, insomma. E adesso io dico, voglio scrivere la matrice che rappresenta l'applicazione x va in v, che a ogni x associa la sua componente rispetto a quella somma. Allora, questo qui bisogna pensarci un attimo, ma vediamo, si tratta dell'applicazione tale che l'applicazione f da R2 in R2 tale che sostanzialmente f di 1,2 viene il vettore 1,2 stesso e f del vettore 1,3 viene il vettore 0,0. Perché il vettore 1,2 come si rappresenta come somma di un tizio su V e un tizio su W? Ovviamente si rappresenta con se stesso, ci sta. Quell'altro come si rappresenta come somma di un tizio di V e un tizio di W? Si rappresenta usando lui come W e quindi come V non uso nessuno. E da qui in poi è storia, come faccio a fare un'applicazione che fa così? A trovare la matrice di un'applicazione che fa così? O faccio il Rapuano e da qui posso concludere alla Rapuano, oppure con, e la scrivo come si deve, oppure con sostanzialmente, e qui invito magari a dedicarci un attimo di tempo, io scrivo direttamente cosa diventa, questa per 1,2 per 1,3 alla meno 1. Questo cambia dalla canonica alla strana, dove la strana è la V1, V2 data da quei vettori, e questo fa l'applicazione F dalla strana alla canonica. Questo diciamo pensarci con calma ovviamente. Adesso l'ho fatto un po' in fretta, perché eravamo alla fine del tempo. Però così è come si scrive una matrice di proiezione. Cioè sappiamo la matrice di proiezione come lavora su quei vettori, e allora poi da lì è storia. Va bene, dalla prossima volta determinante e nulla sarà più come prima.